Un'esperienza direi totalizzante, perché è un personaggio dentro al quale non puoi non entrare con, come dire, emozione e anche con partecipazione umana per quello che Lucia ha vissuto e per quello che Lucia è riuscita a costruire dopo quell'evento drammatico. Totalizzante vuol dire incontrare un personaggio e farlo proprio, anche nel respiro fuori dalle scene. Così la forza di Lucia Annibali, l'avvocatessa fatta sfregiare con l'acido dall'ex Luca Varani, da due sicari albanesi a Pesaro, diventa occhi e voce di Cristiana Capotondi. Nella città pesarese, teatro della storia vera, l'anteprima al Rossini di quella cinematografica Io ci sono, in onda martedì 22 novembre, ore 21:15 su Rai 1, nel film Luca Varani e Alessandro Averone. Ho lasciato molte riflessioni in realtà, perché nonostante uno abbia, abbia delle certezze, no? O comunque non crede di non doversi porre delle domande, perché nella vita di tutti i giorni crede di comportarsi in una maniera eticamente corretta, in realtà il modo di pensare sbagliato è comunque sempre dietro l'angolo, è sempre meglio stare molto molto attenti, e quindi è stato un monito non indifferente. Il film, diretto da Luciano Manuzzi, prende le mosse da quello che accadde il 16 aprile 2013, quando Lucia viene aggredita sul pianerottolo di casa e con vari flashback ricostruisce il calvario della donna. Al termine della proiezione a Rossini, un dibattito con il PM inquirente Monica Garulli e il sindaco Matteo Ricci, poi l'inaugurazione di una panchina rossa realizzata dagli studenti della scuola d'arte Mengaroni come simbolo della lotta alla violenza. Il coraggio di Lucia, cioè il coraggio di una donna di impugnare il proprio dolore, la propria via crucis, la propria pena e donarla a tutti, farne un patrimonio comune. Questa cosa mi ha emozionato tantissimo e mi ha fatto in qualche modo impugnare questa storia e con tutto poi quello che c'era d'altro, naturalmente, perché la storia non si limita a questo, però questa è stata la scintilla che mi ha fatto decidere di raccontare questa storia.